anche verme. Signore e signori, buonasera da Stefano Zanotti, siamo collegati con l'Handball Arena di Leno.
dove si sta per disputare il terzo match del girone d'andata della Serie A Beretta femminile. Avete assistito prima alla presentazione delle due squadre, vedete già in campo le formazioni pronte a iniziare il match, in tenuta rosso e bianca oggi, non la classica gialla e blu, il leno, mentre la squadra ospite, il Ferrara, in tenuta completamente nera. Un match sicuramente importante quello di stasera, considerando che entrambe le squadre sono ancora a quota 0 punti in classifica e arrivano appunto da due sconfitte nei primi due incontri del campionato. Ha perso male in casa Leno la prima con Mestrino, non ha perso bene neanche a Bressanone. Bressanone è un campo storicamente difficilissimo, quindi non era sicuramente quella la partita da vincere per il Leno. Comunque due sconfitte abbastanza dolorose per il Leno. Dall'altra parte un Ferrara che alla prima ha perso di un gol a tempo scaduto, con un rigore a tempo scaduto contro appunto Bressanone, e poi ha perso contro Casalgrande settimana scorsa, mentre è appunto iniziato il match con il primo possesso in favore delle giocatrici lenesi. Quindi appunto un match sicuramente importante che serve a entrambe per sbloccare la classifica. Vedremo come si comporteranno due squadre che hanno cambiato qualcosina rispetto all'anno scorso, e i nuovi acquisti, sia da una parte che dall'altra, hanno fatto bene in queste prime giornate, anche se appunto sono arrivate sconfitte. Adesso primo pallone appunto manovrato dal Leno, che prova subito appunto con un neoacquisto Puz e con Kirillova a manovrare. Ha toccato palla anche Notarianni, un'altra ragazza arrivata in estate qui a Leno. Vediamo, pivot Sara Andreani, mentre prende ancora palla Puz per Notarianni, che scarica bene su Turina Valla. Prima conclusione a Turina, che colpisce l'incrocio dei pali. Prima occasione importante per Leno, prima azione offensiva che si stampa però sui legni. Dall'altra parte ottima difesa di Puz, che può far ripartire le proprie compagne di squadra. Fisicità importante di Puz, una fisicità che è mancata l'anno scorso a Leno in tante occasioni. Va anche al tiro in questo caso Puz, fermata in maniera irregolare. Sembra essere entrata con un piglio importante in campo il Leno, che appunto deve dimostrare qualcosina dopo un avvio abbastanza complicato e deve provare a sbloccare questa classifica. Adesso Notarianni che prova a penetrare centralmente, ma è fermata in maniera irregolare. Anche qualcosa da dire alle avversarie, forse. Sappiamo il carattere focoso di Notarianni, che adesso è ancora in possesso di palla. Poi Kirillova, Puz. Kirillova ancora per Puz, che prova ad andare alla conclusione, non inquadra però la porta, e quindi adesso primo vero possesso per Ferrara, che prova a manovrare anche se va in velocità con Soglietti, fermata in maniera regolare da Lanfredi. Adesso Tanic, che chiama anche uno schema e dà indicazione alle proprie compagne di squadra. Mariana Tanic, ex Leonessa Brescia, ha giocato qui vicino per alcuni anni. Adesso ancora Soglietti, capitano della squadra ferrarese, prova ad andarsene. Tanic che prende anche un colpo da Notarianni, e Notarianni si prende anche un giallo. Sempre Tanic in possesso di palla. Prova a cercare un varco Tanic, va alla conclusione Tanic, anche questa conclusione come quella di Puz di pochi attimi fa, termina fuori. Dall'altra parte prova a fermare Kirillova Tanic, ma riesce a ripartire il Leno con un'ottima giocata di Puz, gran parata dell'estremo difensore di Ferrara. Ci pensa però San Andreani, che sigla il primo gol dell'incontro, 1-0 Leno dopo 3 minuti e 15 secondi. Adesso arrivano anche forti le indicazioni di Giovanni Bravi, l'allenatore lenese, per la fase difensiva delle proprie ragazze. Ancora Tanic, va alla conclusione, grandissima conclusione in questo caso di Tomova, gol 1-1, può solo toccare Selene Franceschini. Dall'altra parte subito però Kirillova per il gol del 2-1. Ottima ripartenza ancora lenese. Dall'altra parte Turina, subito aggressiva su Tanic, deve ricomporsi la difesa lenese, che lo fa alla grande, e quindi con calma adesso
la squadra ospite. Tanic per Tomova, l'autrice del primo gol ferrarese. Su crosta per Tomova la conclusione, questa volta alta la conclusione di Tomova. Voleva una ripartenza veloce Franceschini che non arriva, arriva però invece veloce Notarnani dall'altra parte con un tiro deviato dalla difesa ospite e quindi poi parata di Villoslada che fa ripartire le proprie compagne di squadra. Va a Tomova da sola, riesce a servire lo biondo, poi ancora palla centrale per Crosta che si libera alla grande di Putz. Questa volta ottima giocata di Crosta che si beve Putz e sigla il gol del 2-2 quando stiamo per arrivare alla fine del quinto minuto di gioco. 2-2, partita subito viva, subito accesa, c'è appunto grande voglia di far bene dopo un avvio di campionato che potrebbe lasciare qualche strascico in caso di, non in caso di vittoria. Notarianni adesso per Kirillova. Kirillova che trova la grande Lanfredi, ottima la copertura però di Soglietti. Putz, Putz prova a sfondare centralmente, fermata irregolarmente da Manfredini. Ancora Putz che dialoga con Kirillova, Kirillova con la finta, non va al tiro ma serve Notarianni. Notarianni prova a servire Putz, anche in questo caso infrazione della difesa ospite. E anche un cartellino giallo per Tomova. Putz cerca un barco, va alla conclusione Putz, ancora una traversa, palla però sempre nelle mani dell'Eno con Notarianni che prova centralmente a sfondare, sfondo di Notarianni e quindi possesso adesso ferrarese, secondo legno colpito da Leno. Tanic, Tanic per Tomova che prova a servire ancora la compagna di squadra, non ci riesce ma anche per via di un fallo. Adesso arriva anche l'incitamento della panchina lenese che prova a dare ritmo alla propria difesa. Crosta per Tanic, lo scambio rapido fra i compagni di squadra, prova a servire con un pallone all'indietro Soglietti che non ci arriva, palla però arriva a Tanic e l'ottima difesa di Leno questa volta è proficua e può ripartire la squadra di casa con Kirillova che serve Andreani centralmente, viene fermata in maniera irregolare, si procura un rigore, fallo di Tanic su Andreani, primo tiro dai 7 metri che si incarica di battere Valeria Kirillova. Valeria Kirillova con senza finte e trova l'angolino basso e trova anche il gol del 3-2, nuovo vantaggio lenese dopo poco più di 7 minuti. So Tanic per Tomova, ancora lo scambio con Tanic, provano a dialogare Crosta, Tanic e Tomova. Tanic pensa al tiro, poi serve Crosta, anche lei ci pensa, serve Tomova, Tomova non trova un varco, allora di nuovo Crosta per Soglietti, Soglietti prova la giocata, Crosta centralmente con un tiro che finisce altissimo, gli scivola dalla mano il pallone e quindi palla che finisce veramente alta, vuole la ripartenza veloce Giovanni Bravi, non arriva, arriva lo stesso al tiro Kirillova che questa volta alla distanza sorprende il portiere ospite. Doppio vantaggio lenese adesso 4-2 dopo 8 minuti di gioco. Dall'altra parte Tanic veloce per Crosta, Soglietti dall'altra parte, difesa di Lanfredi, ritmi adesso che si stanno notevolmente alzando. Tanic per Tomova, adesso ancora Crosta, Tanic, infrazione della difesa lenese, quindi nuovo pallone per Ferrara con Tanic per Crosta centralmente, Crosta, ottima la parata di Selene Franceschini con il, con la posizione del corpo, riparte veloce adesso il Leno che rilova per Putz, Putz con la giocata, serve Lanfredi che riesce a tenere un pallone complicato,
Spud che adesso cerca di ragionare, abbassa un po' i ritmi, rifiatano entrambe le squadre. Puzzo. Kirillova, Notarianni. Allora, Kirillova con Andreani che esce a prendere il pallone, va da solo Andreani, viene fischiata un'infrazione alla difesa ospite. Tomova commettere il fallo su Andreani. Puzzo. Notarianni. Ancora no, fischiato un'infrazione di passi a Kirillova e quindi questo brutto possesso sprecato da Lino. Sembrava non avere idee in questo frangente la squadra di Pravi. Dall'altra parte Tomova veloce per Tanic, Tanic per Krusta e arriva Soglietti, alla grandissima Soglietti, prova a metterci un piede Franceschini, non può nulla e quindi gol del 4-3, ritorna a meno 1 Ferrara. Kirillova, Notarianni, ancora Kirillova, Kirillova per Notarianni, Notarianni ancora Kirillova, Kirillova per Turina che scambia la propria posizione con Notarianni. Puff. Puzza alla conclusione, trova un altro grandissimo gol. Ligia Puz, il gol del 5-3. Dall'altra parte Tanic per Krusta che va alla conclusione. Illusione ottica del gol, ma palla che in realtà che finisce fuori. E quindi sempre doppio vantaggio lenese. 5-3 adesso dopo 11 minuti di gioco. Notarianni per Kirillova, Puz, Notarianni, Notarianni per Andreani con un pallonetto, bravissima in questo caso Notarianni, scusate, bravissima in questo caso Andreani che cadendo con un gran pallonetto beffa il portiere ospite. Tomova per Lobiundo, Lobiundo un po' fuori dal gioco in questi primi minuti, anche se stiamo già arrivando alla metà del primo tempo. Tanic per Soglietti, palla che arriva a Krusta, Krusta ancora per Tanic, cerca un varco, non lo trova, ci mette una mano Andreani, però palla comunque in possesso di Ferrara con Tomova che si procura anche un rigore che batterà proprio Katia Soglietti. Soglietti con la conclusione che si stampa sul palo, rischia poi di farsi gol da sola Franceschini, invece si trova la palla lì e quindi rigore sbagliato da Soglietti, rigore sbagliato, sempre vantaggio di più 3 per il Leno. Al 12esimo minuto, 12 minuti e 30 in realtà passati in questo primo tempo. Notarianni, palo ancora, è il terzo per la squadra di casa. Adesso ripartenza nuovamente di Ferrara con Tomova, Tomova che va alla grandissima da sola, però ravvisano un'infrazione di passi, direttrice di gara e quindi nulla da fare anche in questo caso per l'attacco ferrarese. Kirillova per Notarianni, Puz centralmente con la finta di tiro da lontanissimo, fermata ancora in maniera regolare da Manfredini. Puz per Kirillova,
Kirillova con cercare un varco, va alla conclusione, sfiora ancora la traversa. Ennesimo legno colpito, in questo caso non pieno, ma comunque sempre di legno si tratta. Anche un po' sfortunata Leno, nonostante i tre gol di vantaggio. Dall'altra parte Tomova con un'ottima finta e una buona conclusione centrale, che trova pronta la risposta di Franceschini. Comunque fischiato un fallo e quindi ancora il pallone nelle mani delle giocatrici di Britos. Tanic per Soglietti, che prova una palla difficilissima recuperata da Puz con l'aiuto di Andreani. Chiesto Kirillova per Puz, ancora Kirillova, Notarianni, Kirillova, Notarianni, Notarianni che prova un'imbucata per Andreani, una palla difficile, ci mette la mano Tanic, che poi fa ripartire alla grandissima crosta, crosta contro Franceschini, non può nulla Franceschini, ottima conclusione di crosta che trova l'incrocio e riporta la propria squadra a meno 2 quando stiamo per arrivare alla metà della prima frazione di gioco in questo match di terza giornata del campionato di Serie A Beretta femminile. Grandissima palla di Kirillova per Andreani, che si deve trovare ancora una volta pronta e ancora una volta gonfia la rete. Ottimo avvio di partita per San Andreani, ha sempre trovato il varco nella difesa ospite, è sempre anche stata servita bene dalla propria compagna di squadra, poi si è sempre fatta trovare pronta. Sara Andreani, giovanissima giocatrice cresciuta proprio qui a Leno. Adesso Fabbricatore, Tomova, Tanic, dicevamo appunto di Tanic prima, un passato alla Leonessa Brescia, squadra che adesso è in Serie A2 femminile, e appunto ha giocato qui in zona, in quello che qui era un derby, mentre arriva un altro bel gol di Soglietti che riporta a meno 2 il Ferrara. Per concludere appunto su Tanic, ha giocato a Brescia, ha fatto una finale di Coppa Italia contro Salerno persa, quindi un secondo posto di Coppa Italia, sicuramente ha un bel ricordo di Brescia, un bel ricordo di queste partite, che questo derby fra Leno e Leonessa che ha giocato diverse volte. Notarianni per Kirillova con un sottomano notevole, Kirillova trova un altro bel gol, è il gol del più 3. Dopo 16 minuti di gioco arriva anche un time out di Britos, che non è per nulla contento di quello che stanno facendo le sue giocatrici. Finisce il time out, sono arrivate indicazioni naturalmente sia da una parte che dall'altra, si è fatto sentire molto di più Britos con le proprie giocatrici. Dopo 16 minuti non si è segnato molto, in effetti hanno segnato poco le giocatrici di Ferrara, non ha segnato tantissimo neanche Leno, comunque più 3 per la squadra di Bravi. Adesso proverà a gestire in questa seconda parte del primo tempo il vantaggio. Tanic con le finte, fallo di Andreani. Crosta per Soglietti, Lanfredi, fallo di Lanfredi, Soglietti per Tanic. Tanic centralmente, crosta, sfonda crosta e trova un bel gol. Si arrabbia tantissimo Bravi con la propria difesa, torna a meno 2 Ferrara. Ha provato a ripartire veloce Leno,
non gliel'ha consentito le direttrici di gara e quindi adesso dovrà manovrare con più calma con Notarianni, che serve Turina, il capitano lenese per questa stagione. Turina già diversi anni, anche lei di origine mantovana, qui a Aleno, che rilova con le finte, riesce a servire Notarianni che schiaccia per terra un gran pallone e trova ancora una volta un bel gol, più 3, 9-6 dopo 17 minuti e 30 del primo tempo. Qua un brutto pallone giocato da Ferrara con Crosta, che però recupera e serve Tanic. Adesso Crosta in posizione di centrale con Tanic in posizione di terzino. Tomova, Crosta centralmente adesso per Tanic. Tanic che prova a servire, ci riesce alla grande il pivot di Ferrara, ma arriva una super risposta di Selene Franceschini. Anche Selene l'anno scorso un campionato di altissimo livello a Pontigna, è venuta qui per fare la differenza e qui trova una grandissima parata, una grandissima parata che consente a Leno poi di attaccare e a Notarianni di trovare un altro tiro dei 7 metri che si incaricherà di battere Kirillova. Tiro dei 7 metri importantissimo perché potrebbe andare a più 4 il Leno, più 4 un vantaggio che comunque inizia a farsi importante, anche se naturalmente è ancora lunghissima la partita, ma consentirebbe alle ragazze di gestire con maggiore tranquillità. Adesso però Kirillova con le finte, Kirillova ancora un gran gol, freddissima Kirillova dai 7 metri, più 4, 10-6 dopo circa 19 minuti. Tanic, Crosta, Tanic che serve ancora il pivot, il numero 24 Marocchi, che però anche in questo caso non trova la rete. Dall'altra parte ci prova Notarianni, trova un'ottima difesa di Crosta e quindi prova ancora a ripartire veloce Ferrara con Tanic. Tanic che punta la porta, va veloce Tanic, cerca un pallone per Crosta, fermata in maniera irregolare, una spinta notevole credo di Sara Andreani. Tanic per Crosta, Soglietti, adesso marchettura di Notarianni su Tanic molto stretta, provano a servire Fabbricatore, ci mette una mano Turina e poi la ripartenza di Andreani con Kirillova. Sta giocando molto bene in difesa il Leno stasera, Andreani per Puz, Puz che prova ad andare da solo in velocità, va Puz con una buona conclusione, trova però anche ottima la risposta di Vigioslada. Sempre Leno con Kirillova, Notarianni, Notarianni per Turina, ancora Notarianni, Kirillova, Puz, Lanfredi, Puz alla conclusione deviata dalla difesa, trova anche in questo caso una buona risposta del portiere ospite perché la palla deviata non era facile, buon riflesso in questo caso di Vigioslada. Sempre più 4 quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti della prima frazione qui all'Handball Arena di Leno. Tanic per De Santis, ancora Tanic, Marocchi, adesso Crosta, provano a giocare in velocità le ferraresi, palla che arriva a Tanic, cerca di penetrare centralmente, trova un'ottima difesa di Kirillova, sfondamento di Tanic, adesso ripartenza veloce per Puz per Notarianni, Notarianni per Kirillova, Puz con la finta va alla conclusione e trova un grandissimo gol. Sono le sue giocate queste, Ligia Puz, gol del più 5, 11-6. È contento in panchina Bravi che sorride mentre parla con il suo vice Federico Reghenzi. Tanic, De Santis, Tanic, De Santis, Tanic, De Santis, prova centralmente De Santis a sfondare, viene fermata irregolarmente da Puz, da Andreani, erano state in due Puz Andreani, Andreani si prende due minuti e Soglietti ancora una volta dei 7 metri, vediamo l'errore di Soglietti prima, adesso ci riproverà Soglietti sempre contro Franceschini, si era alzata
anche Giorgia compare dalla panchina, ma non per parare questo rigore, quindi Soglietti senza le finte tira fuori Soglietti, due errori su due di Soglietti, che si prende un'occhiataccia dal proprio allenatore, un'occhiataccia che dura per qualche secondo e... adesso ancora quindi possesso per Leno, che può sfruttare questo nuovo errore dei 7 metri per Ferrara, che ha sprecato comunque diverse occasioni, che rinnova con la doppia finta fermata irregolarmente ancora dalla retroguardia ferrarese. Puz non serve, Lanfredi adesso sì, Lanfredi per Puz, Puz che finta la conclusione, fermata sempre in maniera irregolare. Sono un richiamo da parte della direttrice di gara alla difesa di Ferrara, chiesta una infrazione di passi che viene poi ravvisata dagli arbitri. Riparte però malissimo Ferrara, palla che stava per arrivare a Marocchi, ma il pallone appunto sbagliato delle giocatrici ferraresi. Anche in questo caso era una ripartenza che poteva essere molto importante. Kirillova, Turina, Kirillova, Kirillova con le finte, va alla conclusione, difficilissima questa conclusione di Kirillova. Fallo però sulla giocatrice ucraina di Leno. Kirillova, Puz, scambio sempre fra le due giocatrici, la finta di Puz che non va alla conclusione, allora Kirillova che ci va lei alla conclusione, rimpallata la difesa ospite, si fa anche male Manfredini nel respingere questa palla, ci prova poi Lanfredi con una conclusione molto molto difficile, che infatti non trova la porta. Dall'altra parte Crosta, in velocità Crosta, ci mette sul suo cammino Kirillova e poi arriva la conclusione di Soglietti con una grandissima parata di Franceschini. Franceschini da alto, altissimo livello, la prima partita qui forse un po' emozionata per l'esordio lenese, ma qui stasera ha fatto veramente già 3-4 interventi di alta classe Selene Franceschini. Kirillova, Notarianni, Notarianni per Andreani, alla grande ancora anche Sara Andreani, brava Notarianni, brava Sara Andreani. Adesso il vantaggio più 6 quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di gioco. L'altra parte Crosta, questa volta non riesce a metterci il piede Franceschini, qui ancora esaltata dall'ottima azione in attacco, forse perdono qualcosa in difesa le lenesi. Comunque più 5 per Leno, più 5 a quasi 5 minuti dal termine della prima frazione. Adesso con più calma Leno, Notarianni per De Angelis, Puz, tratta in campo anche Giulia Lavagnini, De Angelis per Turina che prova a servire De Angelis che va alla conclusione, appena entrata in campo giocatrice giovanissima, scusate Lavagnini non De Angelis, Giulia Lavagnini, giocatrice del 2004, che trova la rete del più 6. Adesso Leno in fase difensiva con una palla servita dall'altra parte per Fabbricatore, che non riesce però a addomesticare il pallone, e quindi adesso può ripartire ancora Leno, più 6. De Angelis, Notarianni, De Angelis, Puz, Notarianni, Puz, la giocata in velocità con Notarianni, brutta palla persa in questo caso, ci mette però le mani Notarianni, che si prende 2 minuti e anche qualche rimprovero da parte di Crosta. Adesso Tani, ci arrivano anche, chiede anche le spiegazioni Giovanni Bravi per questi 2 minuti all'arbitro. Si continua a giocare, però deve difendere in inferiorità numerica Leno, con Tanic centralmente che prova a servire Fabbricatore, colpisce il ginocchio di Turina. Adesso si scaldano anche un po' gli animi in campo, arriva anche il supporto del pubblico dall'altra parte, prova a sfondare
De Santis, anche in questo caso fallo, forse un po' di confusione negli ultimi, minuti, entra in campo Tomova, questa volta andrà Tomova a provare a segnare, ci stava per arrivare Franceschini, trova un buon angolo comunque, gol del meno 5, 8 a 13, o se preferite 13 a 8 per il Leno a 26 minuti e mezzo in questo primo tempo. Time out adesso di Giovanni Bravi. Riprende il gioco qui all'Handball Arena, adesso marcatura fissa su Puz. Prova a giocare Lavagnini con De Angelis e Andreani per Turina. Turina che prova a cercare un varco, fermato in maniera irregolare. Adesso anche qualche screzio fra le giocatrici. Animi abbastanza tesi, abbiamo detto che comunque anche solo la terza giornata c'è in palio tanto, quindi adesso Turina con la finta, Andreani sempre marcata, Puzze fissa, mentre perde un brutto pallone Leno che adesso è un po' in confusione in questa finale di primo tempo. Marocchi per lo biondo che questa volta beffa Franceschini, 9 a 13, torna a meno 4 adesso Ferrara. Deve stare attento a non disunirsi troppo il Leno in questo finale di primo tempo, perché potrebbe sprecare tutto quello che di buono ha fatto nei 30 minuti, o nei 27 se preferite. D'altra parte Andreani per Notarianni, De Angelis ancora Notarianni, Andreani, Turina ancora per la giocatrice numero 43, Lenise. Notarianni per De Angelis, Lavagnini con le finte, ancora De Angelis che prova ad andare alla conclusione con la finta, serve invece Andreani, questa volta non riesce ad addomesticare il pallone, può ripartire veloce adesso Ferrara con Marocchi che vede un varco, serve Crosta, Crosta alla conclusione, palo, e questa volta è graffiato il Leno dalla palo trovato da Ferrara. Quando mancano meno di 2 minuti al termine della prima frazione, 13-9 il vantaggio lenese. Puz per De Angelis, Turina, De Angelis, Turina, Turina ancora fermata in maniera irregolare, Turina sempre per sempre con gli animi tesi nel suo scontro con Marocchi. De Angelis, Puz per Lavagnini che si libera alla grande della diretta avversaria, poi trova però una buona parata del portiere ospite. Turina per De Angelis, esce a prendere, esce Crosta su Puz, molto alta su Puz che deve andare per forza alla conclusione, ci va, trova la parata di Bioslada e quindi nuova ripartenza di Ferrara quando manca meno di un minuto alla fine del primo tempo. De Santis con una conclusione che beffa questa volta Franceschini, torna a meno 3 Ferrara, veramente vantaggio anche di più 6 per il Leno che ha visto un po' sgrotolarsi il vantaggio al termine della prima frazione.
Puth deve andare alla conclusione, ci va alla conclusione, trova il palo, ci mette ancora la mano Ferrara che riparte alla grande con Fabbricatore, meno 2, 11-13, faccia sconsolata dei bravi che veramente ha visto qualcosa di assurdo, mentre Notarianni con una giocata in grande stile porta ancora a più 3 il Leno, 11-14. Finisce così questa prima frazione con una grandissima giocata di Michele Notarianni. Noi ci rivediamo qui fra 10 minuti.
Siamo tornati in diretta qui all'Handball Arena di Leno. Primo tempo concluso in vantaggio dalle lenesi 14-11 più 3 sul Ferrara di Britos. Adesso primo possesso palla nella ripresa proprio per Ferrara, che comunque ha avuto un sussulto d'orgoglio sulla fine del primo tempo. Ha recuperato uno svantaggio di 6 reti, portandosi addirittura a meno 2. Poi è arrivata una grandissima conclusione di Notarianni a tempo quasi scaduto, che ha riportato a più 3 le lenesi. Adesso più 2 con un'ottima giocata offensiva di Tanic, che si beve la difesa locale e deposita in rete il pallone del 12-14. Dall'altra parte putz veloce per Lanfredi. Kirillova, primo contatto di palla anche per Turina. Putz, Kirillova, Turina prova a sfondare, fermata. Notarianni adesso per Kirillova, che va alla conclusione bassa, ci mette il piede l'estremo difensore di Ferrara, quindi nulla da fare per l'attacco lenese. Adesso deve cercare di difendersi il Leno con Tanic. Tanic per De Santis. Tanic, De Santis, De Santis per Crosta, ci mette la mano Turina, una mano che poi fa commettere un'infrazione a Crosta, e quindi nulla da fare per l'attacco di Ferrara con Putz. Prova a servire Kirillova anche con un fallo della difesa di Ferrara probabilmente. Adesso Kirillova, marcata strettissima Notarianni da Lubiundo. Putz con le finte, Kirillova, anche lei prova a cercare un varco. Putz dall'altra parte che sfonda, ma viene fermata in maniera irregolare. Lanfredi, Putz, Kirillova. Adesso Putz che va a occupare la posizione centrale. Putz, Kirillova, Putz. Arriva un passivo adesso anche da parte degli arbitri. Fallo di Crosta, dovrà andare alla conclusione Notarianni, che va alla conclusione, ci mette una mano Vioslada. Questa è un'ottima parata di Vioslada, brava davvero qui. Dall'altra parte pallone di Crosta per Marocchi, piede di Putz, e quindi nuovo possesso lenese con De Santis per Crosta. Crosta ancora per De Santis. Crosta, no scusate, Tanic che non riesce a sfondare, sfonda invece Crosta, che però trova sulla sua strada un super 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 intervento di Franceschini a mano aperta, grandissima parata dall'altra parte. Lanfredi, Putz alla conclusione, ci mette le mani anche Vioslada, ma che parata di Franceschini a tu per tu con Crosta. Sempre più due per Leno dopo 3 minuti di gioco. Arriva anche l'incitamento di Franceschini per la propria difesa. Crosta per De Santis, Crosta, Tanic, De Santis, riesce a servire Crosta che va alla conclusione, questa volta gol di Crosta che taglia fuori sia Putz che Kirillova e poi deposita in rete, meno 1. Meno 1 dopo 4 minuti di gioco. Leno che adesso deve ricompattarsi, schiarirsi le idee e provare a fare quello che ha fatto nel primo tempo se vuole tornare a appunto a livello del primo tempo, che ha consentito di essere mandato di tiro di 6 gol. Brava però, davvero brava la formazione ospite a non mollare, a ritornare in partita, a ritornare a meno 1. Adesso in attacco Kirillova per Andreani, che non riesce a controllare il pallone. Dall'altra parte la De Santis che sponda centralmente e trova il gol del pareggio, 14-14 dopo 5 minuti di gioco. Andata veramente in confusione la squadra di casa, che ha visto sgretolarsi il vantaggio raccimolato nel primo tempo, già verso la fine del primo tempo in realtà. Adesso arriva anche un time out chiesto da Bravi,
che già solo con un'occhiataccia dice tutto le proprie giocatrici. Adesso arrivano anche le indicazioni, si fa sentire Giovanni Bravi, dall'altra parte naturalmente molto più tranquillo Britos, che adesso ha totalmente l'inerzia del match dalla sua. Sono tante indicazioni per Kirillova e per Puz. Prova a scrollare di dosso un po' di tensione alle proprie giocatrici Giovanni Bravi. Sono entrate in campo forse con un po' di timore, perché hanno visto appunto ridurre il proprio vantaggio già verso la fine del primo tempo, e questo le ha condizionate probabilmente un po' e ha tolto loro quella tranquillità che hanno avuto per quasi tutta la prima frazione di gioco. Adesso risultato di parità, possesso però lenese con Puz per Kirillova, che finta la conclusione, serve ancora Puz che finta il tiro, penetra alla grande Puz e trova il gol del più uno. Questa è un'ottima giocata della giocatrice rumena di Leno. Dall'altra parte è Tanic che riesce a servire Crosta. Crosta con un'ottima palla per... Adesso due minuti per Andreani e anche per Marocchi. Non ho sinceramente visto quello che è successo, probabilmente qualche screzio fra le due giocatrici. Sì, forse qualche gomitata, molto nervosa Sara Andreani. Adesso in panchina Andreani con Marocchi, veramente molto molto nervosa Sara Andreani. Due minuti comunque sia per Ferrara che per Leno. Dall'altra parte va la conclusione Fabbricatore, ma trova un'ottima risposta di piede di Selene Franceschini. Puz per Lanfredi, ancora Puz, Kirillova centralmente, Notarianni, Kirillova per Puz, Kirillova, Kirillova per Notarianni che va alla conclusione, più due per Leno dopo 6 minuti di gioco. E adesso no, prova a ripartire veloce adesso c'è qualcosa che non va tra arbitri e cronometristi e giudici di gara. Probabilmente si sono persi i 2 minuti anche per Marocchi. Scusate, ho detto più due per il Leno, ma in realtà è il più uno naturalmente per... No, ok, più due, infatti mi sembrava strano, vedevo il tabellone ancora fermo a più uno, ma è più due per il Leno, che appunto dopo aver subito la rimonta di Ferrara ha trovato poi a sua volta una buona reazione, mentre qui trova un'altra buonissima parata Selene Franceschini, veramente protagonista oggi. Kirillova per Notarianni, Kirillova Puz, ancora Kirillova, Kirillova centralmente Puz. Kirillova per Notarianni, Notarianni per Turina, questa volta la risposta ottima è del portiere ferrarese. Dall'altra parte lo biondo per De Santis, ancora lo biondo centralmente per Crosta, Crosta che trova la grande Fabbricatore, schiaccia in terra il pallone, trova il gol del meno uno. Mentre rientra in campo Andreani e anche Lo Biondo, forse prima era stato Lo Biondo, scusate, a ricevere i 2 minuti e non Marocchi.
ho sbagliato io. Puz con Kirillova, mentre sale alto l'incitamento qui all'Handball Arena, e arriva anche un grandissimo gol di Valeria Kirillova, gol di nuovo del più 2 dopo 8 minuti di gioco. Dall'altra parte un fallo su Tanic. Tanic per De Santis. Tanic, De Santis. De Santis, Tanic. Tanic penetra centralmente alla grande, si beve Kirillova, che però ha qualcosa da dire anche alla propria compagna Puz. Poi Tanic è brava davanti a Franceschini a siglare il gol. Dall'altra parte Kirillova fa tutto da solo e trova un altro bel gol. Adesso veramente partita bellissima, gol dalla parte e dall'altra. Faticano le difese veramente a contenere gli attacchi, ma partita che veramente sta regalando grosse, grossissime emozioni. Ricordiamo appunto che c'è tanta tensione, ma c'è anche in palio tanto. Arriva un altro fallo di Sara Andreani, un fallo che porta Tomova a battere questo rigore, mentre per il Leno entra in porta adesso Giorgia Convalle. Proverà lei a opporsi a Tomova con le finte, no, senza finte, batte Convalle, che non ha potuto fare nulla su questa ottima conclusione dai 7 metri di Tomova. Lampredi, Put, Kirillova. Kirillova con le finte. Put, anche lei con la finta. Notarianni con una conclusione deviata, in questo caso fortunata Michele Notarianni, ma comunque il gol del più 2 per Leno, che cerca sempre di tenere a distanza Ferrara, mentre sta per scoccare il 10° minuto di gioco. Crosta, ci mette una mano Turina, non può evitare poi che la palla esca Franceschini. Allora ancora possesso per Ferrara con Crosta, De Santis, Crosta, Tanic, Mariana Tanic, va alla conclusione e trova il gol. Un altro bel gol di Mariana Tanic, sempre meno uno, gol veramente da una parte e dall'altra, non molla niente Ferrara, veramente grandissima squadra. E tanto orgoglio oggi anche per Ferrara. Puz per Kirillova. Alla conclusione Kirillova, palo e gol. Che partita anche per Kirillova questa sera. Veramente alto il livello in serata. Forse hanno concesso qualcosa alle difese, soprattutto in questa seconda frazione, quando è salita anche un po' di stanchezza. Ma ci sono state le giocate veramente interessanti stasera. Un applauso a entrambe le squadre. De Santis, Crosta, Tanis per De Santis. De Santis che penetra centralmente, sfondamento di De Santis. Si è fatta anche male De Santis, che adesso si rialza. Ha preso una botta probabilmente all'altezza del coccige, si tocca la parte bassa della schiena. Kirillova, Puz per Kirillova. Kirillova con un passaggio rischioso per Lampredi, che però tiene in campo il pallone. Allora Kirillova, Puz che finta la conclusione, poi ci va, trova una buonissima risposta di Vioslada. Anche Vioslada ha giocato una buonissima partita. Tomova, Crosta, Tomova, poi ancora Crosta, Crosta penetra centralmente, ci mette le mani Franceschini,
in questo caso non impeccabile, ma si concede anche qualcosa perché veramente ha fatto alcune ottime parate. Brava però Crosta a penetrare centralmente e a trovare il gol del meno uno. Anche Crosta, partita di alto livello. Lanfredi per Kirillova, Puz adesso centralmente, Turina, Puz, ancora Turina per Andreani che prova a girarsi, fermata in maniera regolare, Turina per Andreani, Puz con le finte, serve allora Kirillova che aggancia un pallone difficilissimo, prova ad andare alla conclusione, serve invece Puz che schiaccia il pallone in terra, combinano alla grande Kirillova e Puz e trovano ancora il gol del più 2. Fa fatica Ferrara a contenere gli attacchi danesi, che comunque riescono adesso sempre a trovare un gol che tiene a meno 2. Sarebbe veramente importante per Ferrara riuscire a bloccare gli attacchi e provare a tornare a meno 1 o comunque in parità per poi provare appunto a il controsorpasso. Ma è comunque brava Leno, che in questo caso fa anche un'ottima fase difensiva e può ripartire con Notarianni per Puz, per Kirillova prova ad andare veloce, fermata irregolarmente, arrivano anche 2 minuti per Tomova e adesso deve sfruttare 2 minuti in superiorità numerica il Leno, potrebbero essere veramente importanti addirittura per arrivare a più 3 e per cercare nuovamente di gestire la partita con più vantaggio possibile. Quando stiamo per arrivare alla metà della seconda frazione, poi solo 15 minuti prima della sirena finale, e si entra nel vivo di un match che sta facendo veramente appassionante. Kirillova, Puz, Notarianni con la conclusione, sfrutta la superiorità numerica il Leno, 22-19, più 3 per Leno. Quando sono passati 14 minuti, adesso può anche difendere in superiorità numerica il Leno, forse ha chiesto anche un cambio Kirillova, e qui Leno veramente con ingenuità, perché trova un buonissimo gol Tanic sicuramente, però gol del meno 2 e 2 minuti anche per Puz. Quindi adesso parità numerica e poi probabilmente inferiorità numerica per il Leno, entra in campo anche Farisè, Andreani per Farisè, Andreani, Lanfredi che penetra da sola, difficilissimo far gol da lì però a Bioslava che infatti copre benissimo la porta e si oppone ad Olga Lanfredi. Crosta centralmente, serve Marocchi che penetra e trova un gol che porta di nuovo a meno 1 Ferrara. Veramente una partita che non trova un padrone, perché quando sembra che una squadra possa avere l'inerzia del match a favore, poi arriva la reazione dell'altra squadra. Adesso di nuovo a meno 1 Ferrara, che deve però difendersi dall'attacco lenese con Farisè per Notarianni che va alla conclusione, deviata, palla poi che sbatte sul palo e quindi ancora possesso lenese. Sarebbe stata forse una beffa anche troppo pesante per Ferrara, ancora una deviazione sul tiro di Notarianni che sicuramente poi è brava a cercare a trovare sempre il varco. Farisè prova a sfondare, serve Lanfredi, Farisè con la finta, doppia finta, perde un brutto pallone Farisè sulla difesa di Marocchi. Adesso deve ripartire Ferrara velocemente, un po' scoperta Leno, Marocchi per Crosta per Fabbricatore, grande parata di Franceschini, parata questa veramente importante, poteva essere il gol del pareggio, ci mette il piede Franceschini. Crosta, palla per De Santis, ancora Crosta che dialoga con Tanic, De Santis per Crosta che trova ancora bene Fabbricatore, Tanic che prova a sfondare, parata di Franceschini e poi un rigore fischiato su Tanic con Notarianni che si lamenta tantissimo, come tutta la difesa di Leno, mani nei capelli per Federico Reghenzi in panchina. Forse un rigore un po' generoso questo in effetti, però
vedono così le direttrici di gara, e quindi dai 7 metri De Santis per con il pallone che potrebbe valere il pareggio. De Santis contro Franceschini. De Santis, De Santis spiazza Franceschini, gol del pareggio al 17esimo minuto, 22-22 al 17esimo minuto. Kirillova, Kirillova per Putz, Putz per Kirillova, ancora Putz. Kirillova cerca un varco con le finte, non lo trova. Putz, anche lei la finta, conclusione. Difesa che si oppone alla grande di Ferrara su Ligia Putz, quindi adesso Notarianni, ancora per Putz. Prova la giocatrice rumena a trovare un varco, sfonda Putz, ancora un'irregolarità delle giocatrici in maglia nera. Arriva anche un passivo, però deve andare alla conclusione velocemente il Leno con Kirillova per Turina, che prova a servire Andreani. Brutta palla questa di Turina per Andreani, e quindi può ripartire Ferrara, che può trovare, cercare il gol del vantaggio, che sostanzialmente credo che in questa partita a memoria non ha mai avuto, è sempre stata a meno 1, cioè è arrivata massimo a meno 1, è stata anche a meno 6. De Santis per Tanic, Tanic per Crosta, grandissimo gol di Crosta, ed è il gol del 22-23 al 19esimo. Primo vantaggio di Ferrara al 19esimo minuto. Kirillova con le finte, Turina. Kirillova finta ancora il tiro, serve Ligia Putz che finta anche lei la conclusione, però dopo prova la conclusione, la trova, ancora una palla deviata e ancora una palla che finisce in rete. Adesso 23-23, veramente ci prestiamo a vivere un finale di partita al Cardiopalma se continueranno a giocare così le due squadre. Adesso c'è anche Britos che parla con la squadra, è 23-23 il risultato, ma rimane 23-22 sul tabellone, c'è qualcosa che non va, mentre arriva dall'altra parte una conclusione che si stampa sulla traversa. Ci lamentano in panchina anche le giocatrici lenesi, è 23-23 il risultato, non cambia il risultato sul tabellone, arriva adesso un fischio arbitrale, 23-23 corretto, adesso si erano perse un gol forse i giudici di gara. Un po' di problemi anche tra la panchina di Ferrara e il giudici di gara. Dall'altra parte che rilova col tiro, paratona di Bioslada, è bravissima Andreani a procurarsi un rigore. Perplesso Britos mentre esulta la panchina lenese. Andrà dai 7 metri Kirillova, che questa sera non ha ancora sbagliato. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gioco e può esserci il nuovo vantaggio per Leno. Quante emozioni stasera all'Handball Arena, veramente tante tante emozioni, con il tiro di Kirillova, e trova una grandissima parata Bioslada, aiutata anche dalla traversa, ma ci ha messo la mano, è stata veramente brava Bioslada in questo caso. Risultato che rimane in parità, colpi di scena su colpi di scena. Tanic per De Santis che penetra e trova un gol bellissimo nell'angolino. Gol di De Santis, 24-23, vantaggio lenese. Dall'altra parte ci prova Kirillova che trova la risposta del portiere, e poi Lanfredi che lascia uscire il pallone per manovrare poi con più calma con Putz. Kirillova, entra in porta anche Giorgia Convalle mentre esce Franceschini. Turina
Andreani, Kirillov ha chiesto un'infrazione di passi non ravvisata dagli arbitri. Puz con le finte, fallo su Puz. Adesso Puz, Puz alla conclusione, gol di Liza Puz, bravissima anche in questo caso la giocatrice rumena di Leno. 24-24, non ci si ferma un attimo. Crosta per Tanic, Tanic per Crosta, Crosta ancora Tanic, Crosta, De Santis, De Santis, Crosta, Tanic, De Santis per Crosta, Soglietti che è rientrata in campo, Katia Soglietti, adesso De Santis entra in mente, si alza il braccio, passivo, grandissima parata anche in questo caso di Giorgia Convalle su De Santis. Adesso può ripartire ancora Leno per trovare un nuovo vantaggio. Puz che si prende sulle spalle la squadra, fermata regolarmente da la difesa di Ferrara. Kirillova, Puz che non addomestica bene il pallone, Notarianni, Kirillova, Lanfredi, Kirillova con le finte, prova a liberarsi Kirillova e lo fa alla grande, trovando anche un grandissimo gol, bravissima in questo caso Valeria Kirillova. Gol ancora nuovamente del vantaggio, mentre dall'altra parte c'è un fallo di Turina su Lo Biondo che si fa sentire, no, su Marocchi, scusate. Tanic, centralmente Tanic, sfonda la grande, Tanic trova un gran gol, brava, brava, brava Mariana Tanic in questo caso. 25-25 Kirillova per Lanfredi, adesso 23 minuti e 20 di gioco in questa seconda frazione qui all'Endbolena di Leno. Kirillova, grandissimo gol di Kirillova, quanto ha alzato il livello Kirillova in questa seconda frazione. Kirillova da una parte, Tanic dall'altra, anche Puz ma anche Crosta, sempre per Ferrara, si è veramente alzato di tanto il livello in questa ripresa. Tanic, il suo vantaggio linese 26-25. Tanic per De Santis, ancora Tanic, c'è libera Fabbricatore, palla che però arriva poi a Crosta che penetra da sola. Crosta, infrazione di passi, aveva trovato un buonissimo pallonetto Crosta, però è stata un'infrazione di passi e quindi rimane il vantaggio lenese quando stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di gioco. Puz per Lanfredi, Puz, Kirillova, Kirillova per Turina, ancora Kirillova, Puz, Kirillova, Kirillova con le finte, prova a servire Andreani, infrazione con il piede, ginocchio più che altro di Manfredini. Kirillova, Turina ancora per Andreani che è liberissima e trova il gol del doppio vantaggio, un gol veramente importante a 5 minuti dalla fine, doppio vantaggio e time out chiesto da Britos quando mancano 5 minuti al termine dell'incontro, 5 minuti che si apprestano a essere veramente di fuoco. Rientrano in campo le due formazioni,
24:53 sul cronometro, 5 minuti al termine di un match veramente ricchissimo di emozioni. Adesso è il più 2 il vantaggio olenese, che deve provare a gestire questo piccolo, piccolissimo vantaggio negli ultimi 5 minuti. In campo la formazione per Leno, quella che aveva iniziato il match, e se non sbaglio forse anche per Ferrara. Adesso crosta che serve De Santis per Tanic centralmente, finta su Andreani, se la beve e poi trova un palo incredibile, dopo essersi bevuta la difesa dall'altra parte, che aveva chiesto anche un rigore Tanic dall'altra parte. Andreani non riesce a essere servita bene da Convalle, però recupera un gran pallone Turina in questo caso. Adesso c'è anche molta stanchezza, tutto a favore di Leno in questo caso, che fa passare tempo sul cronometro. Certo, poteva sfruttare alla grande il contropiede con Andreani e trovare il gol del più 3, che sarebbe stata un'ammazzata incredibile per Ferrara, ma comunque può gestire questi ultimi minuti con più tranquillità adesso, anche se 2 gol di scarto non sono nulla. Deve invece provare a essere molto aggressiva Ferrara se vuole provare a trovare il pareggio e poi anche la vittoria. Puz cerca di sfondare, serve Kirillova, Puz ancora per Kirillova non trova il varco, Puz alla conclusione, palla che esce, illusione ottica del gol, e quindi può ripartire ancora Ferrara con Crosta per De Santis. De Santis per Crosta, deve trovare per forza il gol adesso Ferrara se vuole veramente riaprire il match. Crosta centralmente con la conclusione, che trova la parata di Convalle, ancora possesso però per Ferrara. Crosta nuovamente, Crosta per Tanic che prova ad andare da sola, serve Crosta che penetra centralmente alla grande e trova il gol del meno 1. Qua la difesa lenese molto molto stanca, non ha potuto fare nulla su Crosta, che ha trovato una giocata molto 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 importante. Gol del meno 1 a 3 minuti dal termine, finale di gara incandescente all'Handball Arena di Leno. Put per Lanfredi, adesso dall'altra parte Leno che deve trovare un gol che potrebbe dare un'ulteriore tranquillità in vista degli ultimi minuti. Turina prova lei ad andare da sola, Turina va da sola, fermata irregolarmente da De Santis. Notarianni per Puz. Puz va da sola e trova un grandissimo gol, e questo è un gol veramente veramente importante a 27:30. Puz per il gol del più 2. Due minuti e 30 alla fine del match, Crosta dall'altra parte che serve Soglietti deve tornare indietro, De Santis prova ad andare centralmente, ancora Crosta per Tanic, fermata in maniera irregolare Marocchi, passano i secondi sul cronometro, 2 minuti qua però, no, palla persa di Fabbricatore, e quindi può ripartire nuovamente il Leno, che adesso ha 2 gol di vantaggio da gestire quando mancano meno di 2 minuti al termine dell'incontro. Qui un gol per il Leno sarebbe veramente il gol decisivo, il gol che metterebbe la parola fine su questa partita vivacissima e ricca di emozioni. Prova a siglarlo Kirillova, che trova però un'ottima risposta del portiere ospite. Adesso ora deve ripartire Ferrara, prova a ripartire Ferrara, mai finita questa partita, 28:36 sul cronometro. Tanic per De Santis, no, ho sbagliato, sì, per De Santis, gol del meno 1, sarà un minuto di sofferenza adesso per tutte e 2 le squadre, un gol probabilmente sarebbe il gol della vittoria per Leno. Adesso sale altissimo il tifo qui a Handball Arena, sia per l'attacco lenese che per la difesa di Ferrara. Kirillova non trova il varco, Puz manca meno di un minuto al termine dell'incontro, prova a sfondare Puz e si prende un fallo. 28:27, manca meno di un minuto, Notariani non va alla conclusione, prova ad andarci Turina che si prende un rigore, 7 metri guadagnato alla grande da Turina, e questo potrebbe essere e sarà presumo decisivo, perché stanno passando i secondi. Tempo che adesso viene fermato, no,
27 a 28 va Notarianni con la conclusione che mette la parola fine a questo incontro. Time out per Ferrara, ma 28-29-27 più 2 a 15 secondi alla fine, direi che non c'è più nulla da fare per Ferrara, anche se ci sono 15 secondi da giocare. Una partita veramente da vivere, chi ci ha fatto vivere grandissime emozioni. Adesso ultime indicazioni, prova a dare ancora indicazioni Britos, ma credo che veramente ci sia poco da fare. Dall'altra parte chiede ancora un briciolo di concentrazione, bravi alle proprie giocatrici. Adesso in campo le giocatrici di entrambe le squadre. Prova ad attaccare velocissima Ferrara con Tanic che va alla conclusione e trova il gol. Tanic, gol del meno uno, gol del meno uno di Tanic. Possesso lenese con Ferrara che attacca altissimo. Puz da sola, arriva la sirena finale ed è la prima vittoria lenese in questo campionato. Arrivano i tanti festeggiamenti per Leno, mentre si ferma ancora ad un gol dal primo punto in campionato Ferrara, come alla prima con Bressanone, e quindi 0 punti per Ferrara, primi 2 punti importantissimi per Leno. Avevamo detto che era un match, poteva essere uno snodo importante per questo campionato. Dopo 3 partite arriva la prima vittoria e arriva anche il festeggiamento per Leno, che adesso si congratula con le avversarie. Quindi 2 punti in saccoccia per Leno, ancora quota 0 punti Ferrara, che ci va ancora una volta vicinissima e rimane però a quota 0 punti. Forse un'altra batosta psicologica importante ci lavorerà sicuramente Britos. Io vi ringrazio di essere stati con noi, ci vediamo qui fra 2 settimane per il prossimo match in casa del Leno. Grazie a tutti e buona serata.